qualificazione possa andare. Noi salutiamo il senatore Cagnariullo, presidente dei senatori del Popolo della Libertà, lo ringrazio anche personalmente perché l'hanno capito, è un'ora che parlavo e fra poco svelo. Buongiorno amici ed amiche di montedeprocita.com, siamo con il senatore Quagliariello, presidente dei senatori in Parlamento. Senatore, buongiorno, stamattina la manifestazione di apertura, diciamo, della campagna elettorale per l'avvocato Nunzia Nigro. Avvocato, un saluto per lei. Un saluto, sono orgogliosa di avere qui il senatore Quagliariello e soprattutto Erminia Mazzoni, che è l'europarlamentare di mio riferimento. Ho l'onore di averli entrambi perché credo che la politica del territorio locale vada comunque collegata con le istituzioni sovracomunali. Certo. Senatore, Monte di Procida è al top per la raccolta differenziata, qui i rifiuti per strada non se ne vedono, ma grazie soprattutto ai cittadini e all'amministrazione, quasi al 70% di rifiuto differenziato. Vede, Monte di Procida è l'esempio vivente di come si può ben amministrare un comune ed è anche esemplifica bene quelle che sono le responsabilità in questo dramma nazionale. Io ho l'impressione che oggi si chiudano le discariche vicino Napoli per cercare di dare la responsabilità di questo dramma al governo. Le cose non stanno così. Il governo, quando è intervenuto in emergenza, ha sempre fatto la sua parte, fino in fondo e con efficienza. Poi ci sono delle competenze che sono degli enti locali. E queste competenze possono essere assolte come sono state assolte a Monte di Procida, bene, o possono essere assolte male come sono state assolte male a Napoli, dove la differenziata è a livelli, diciamo la verità, ancora al di sotto della civiltà. E allora ognuno si prenda le proprie responsabilità, ad ognuno il suo. Monte di Procida ha una realtà importante che è il porto di Acquamorta. Negli ultimi anni si è sviluppato in maniera, diciamo, esponenziale, creando reddito anche per i cittadini montesi. Un altro passo potrebbe essere quello dello sviluppo delle vie del mare per collegare meglio la città. Quali possono essere, diciamo, le vie di sviluppo? Monte di Procida ha una risorsa naturale, la comprendiamo guardando dalla finestra ed è su questo che dobbiamo puntare. Dobbiamo puntare sulla sua vocazione turistica, dobbiamo puntare sul mare che la bagna e sulle possibilità che esso offre. E in questo senso la presenza dell'onorevole Mazzoni e mia sta a significare la necessità di fare sinergia. Per realizzare certi progetti è necessario un comune virtuoso, collegamenti con il governo nazionale e in alcuni casi anche l'accesso ai finanziamenti europei. E noi costituiamo qui una squadra. Se vince la nostra squadra, queste cose saranno più facili da ottenere per la comunità di Monte di Procida. Grazie senatore. Grazie. Io ricordo sempre che le comunità targate PDL sono virtuose. Speriamo che la nostra amministrazione avrà di nuovo la possibilità di governare per questi altri 5 anni e soprattutto che i comuni limitrofi, quali Pozzuoli, Quarto, Napoli, ritornano ad una politica sana, la politica del PDL. Grazie. Siamo con l'europarlamentare Erminia Mazzoni in compagnia anche dell'avvocato Nunzia Nigro. Allora, a Monte di Procida, appena è arrivata, ha detto questa Monte di Procida ha bisogno di uno sviluppo e questo sviluppo deve arrivare via mare. Questo sviluppo deve arrivare via mare, ma deve arrivare soprattutto dalle energie e dalla forza di volontà di quelli che sono sul territorio, di quelli che hanno la capacità di costruire una squadra adeguata a sostegno dei problemi e dei bisogni del territorio. Sono qui ad affiancare questa ennesima maratona elettorale dell'amica Nunzia Nigro e del sindaco uscente Iannuzzi, perché sono convinta che loro hanno le qualità per realizzare questo tipo di percorso. C'è bisogno di non sentirsi dei superuomini, ma delle persone normali come i tanti cittadini che si vuole amministrare, per affrontare con realismo e con capacità i tanti problemi che ci sono nei nostri territori. Sicuramente i collegamenti e quindi
le infrastrutture sono importanti, il fatto di immaginare le vie del mare credo che sia da sostenere, non a caso devo dire anche in Europa il nostro paese in maniera chiaramente complessiva non gode di ottima considerazione proprio per il piano generale delle infrastrutture a sostegno dei trasporti, perché noi, a differenza di tutti gli altri 26 paesi europei, continuiamo a fondare prevalentemente sul trasporto su gomma, che invece è la cosa, oltre che più inquinante e quindi va in contrasto anche con le nuove politiche energetiche, è anche la cosa meno realizzabile, quindi meno efficiente in termini di produttività economica per un mercato che noi invece dovremmo aggredire diversamente. Siamo in compagnia dell'avvocato Nunzianigro con un Monte Migliore. Questo Monte Migliore in che cosa può migliorare nella prossima legislatura, Iannuzzi? Monte può migliorare sicuramente perché è il futuro che noi siamo ottimisti perché 5 anni di amministrazione con Iannuzzi sindaco è iniziata una nuova era per Monte di Procida, quella della riforma significa comunque trattare e tratteggiare soprattutto le nuove linee di quello che sarà Monte di Procida. Oggi io apro la mia campagna elettorale con la presenza di istituzioni sovracomunali, l'onorevole Erminia Mazzoni, europarlamentare, il senatore Quagliariello. Loro sono i miei riferimenti perché io faccio parte della loro associazione, un percorso politico di formazione che da anni sto portando avanti. In realtà volevo che in questa giornata i miei amici, le persone che sostengono la mia candidatura, avessero il contributo diretto di 2 persone che nell'ambito dell'istituzione della PDL sono il riferimento della nuova politica intesa come contributo alla collettività, politica intesa non come interessi personali ma come interessi collettivi. Allora io volevo che loro potessero messaggiare alle persone che erano in sala qual è il progetto della PDL, qual è il progetto per il nostro paese. Il nostro paese ha necessità di questi collegamenti perché sicuramente un ottimo sindaco, un buon sindaco non può lavorare per la propria città senza questi collegamenti, perché sappiamo tutti che i collegamenti sono fondamentali per avere i sovvenzionamenti e i sovvenzionamenti per le nostre realtà territoriali devono arrivare dall'Europa. Quindi la presenza di Erminia Mazzone, alla quale io sono molto legata, sono legata politicamente e personalmente, mi dà fiducia per il futuro. Oltretutto vorrei sottolineare che abbiamo comunque una filiera istituzionale e il cittadino nel momento in cui va a votare deve sapere che questa filiera istituzionale chiaramente sarà motivo di sviluppo del suo territorio, perché avere governo, provincia, regione, comune limitrofo della stessa ragione politica, quindi della PDL, e io spero a breve anche gli altri comuni, ma soprattutto il comune di Napoli che deve dare la svolta dopo un periodo di malgoverno di centrosinistra. E allora io oggi inizia per me un nuovo percorso, percorso che guarda al domani, soprattutto guarda all'affermazione della lista per un Monte Migliore con sindaco Iannuzzi. E guardo al domani di Monte di Procida, al porre le basi per un progetto futuro. Io lo definisco il nostro domani. E la presenza comunque anche di molte persone, nonostante l'ora tarda, perché diciamo che l'ora particolare era intorno a mezzogiorno, sappiamo benissimo, anzi approfitto per salutare gli amici che per motivi di lavoro e che per motivi di studio non hanno potuto presenziare. Io sottolineo che la loro presenza è stata importante per dire che il territorio c'è e c'è la possibilità per Nunzianigro oggi di dare un contributo nel momento in cui viene eletta e soprattutto che nel momento in cui vince la lista per un Monte Migliore con Iannuzzi sindaco. E noi da montedi procida.com, come facciamo a tutti, facciamo l'in bocca al lupo a Nunzianigro. Grazie.